Quello di cui vi parlerò oggi sono cercare di illustrare alcuni meccanismi di base che abbiamo imparato nel corso degli anni, ovviamente non solo tramite il nostro gruppo di ricerca, ma in generale riflettendo quella che è la ricerca in campo mondiale. E in particolare quello che vi voglio convincere oggi è come la motilità, il movimento è parte integrante di diversi processi fisiologici, non solo è parte integrante di diversi processi fisiologici, ma è parte integrante anche dal punto di vista evolutivo del movimento come associato alla vita e alla capacità di sopravvivere di organismi molto semplici, unicellulari, così come di organismi complessi, quali noi siamo, e come alterazioni nella capacità di muoversi delle cellule sono poi alla base della capacità dei tumori, per esempio, di disseminare e di metastatizzare. Questo è un movie che poi rivedremo, visto che qua quello che viene illustrato qua è il movimento di una cellula tumorale. Questo è un tumore sperimentale impiantato in un organismo, è colorato con una proteina fluorescente derivata da una jellyfish, da una medusa, che quando illuminata emette luce fluorescente, per cui è possibile osservare in diretta la capacità di queste cellule del tumore di disseminarsi. Questi che vedete qua, colorati in rosso, sono dei vasi sanguigni, per cui è possibile osservare, spiare, come vedremo, le cellule tumorali nell'atto di muoversi verso i vasi sanguigni, che è il primo step, il primo passaggio per consentire la disseminazione cellulare tumorale. Ma prima di arrivare alle alterazioni che consentono a queste cellule di costantemente muoversi, la cosa che a me stupisce guardando questo tipo di video è il numero di cellule di un tumore. Questo è un tumore originario, tutto è il fronte del tumore, e se guardate attentamente, oltre a queste cellule che continuamente fanno quello che viene chiamato uno streaming, vanno come in fila indiana, attratte presumibilmente dall'alta concentrazione di ossigeno e nutrienti presenti nei vasi, quindi poi entreranno e penetreranno nei vasi sanguigni, sono tutta una serie di movimenti cellulari che in maniera molto precoce durante lo sviluppo tumorale avvengono, illustrando il concetto che anche nelle prime sviluppo di un tumore già il movimento rappresenta una strategia per i tumori per disseminarsi a organi distanti. Ma riprenderemo questi concetti più avanti. Prima di entrare in questo, quello che vorrei raccontarvi oggi è di fatto un viaggio attraverso la motilità cellulare che in primo luogo convincersi della mia prima affermazione, della veridicità della mia prima affermazione, cioè che la motilità cellulare è un processo utilizzato in maniera estremamente diversificata da tutti gli organismi, da organismi cellulari come pure da organismi pluricellulari. Poi vedremo alcuni meccanismi, entreremo, spero di non annoiarvi, se vi annoio mi fate qualche segnale, ma spero di farvi capire quali sono i meccanismi molecolari che consentono a una cellula di acquisire movimento, quindi che qual è il motore della cellula e quali sono le strategie di movimento, e in particolare illustreremo i processi di migrazione cellulare, il canonico ormai, quello che viene chiamato, lo trovate anche nei libri di testo, cicli di motilità cellulare e che si realizzano attraverso l'acquisizione di una polarità, sarà un fronte e un dietro di una cellula, attraverso lo sviluppo di forze, che non sono altro che i motori che spingono la cellula a muoversi, il fatto che queste devono aggrapparsi costantemente a un substrato per poter efficacemente essere in grado di muoversi e poi devono trascinarsi il corpo cellulare per completare il movimento. Vedremo come questi meccanismi si sviluppano. Vi parlerò ovviamente poi di come questi meccanismi sono alla base o sono frequentemente alterati in patologie utilizzando come patologia ovviamente il tumore, il processo per cui di fatto si muore di tumore, che è il processo di metastatizzazione. Vedremo come le cellule tumorali hanno imparato ad utilizzare meccanismi di movimento che sono propri anche di batteri e anche di organismi molto semplici come le amebe. La migrazione cellulare è essenziale in una grande varietà di processi biologici, nei procarioti in cellulare utilizzata per esempio tipicamente per la ricerca di movimento. E tipicamente ci sono un paio di proteine che mediano e che costituiscono
di fatto la componente motrice, che il vero motore, come equivalente a quello che potrebbe essere il motore di un'automobile, e sono o questa protina chiamata tubulina o questa protina chiamata actina prevalentemente. La flagellina è una variante della tubulina, se volete. E diversi organismi unicellulari, per esempio l'Helicobacter, o per esempio la E. coli, che è un microorganismo per esempio nelle feci, frequentemente utilizzano questi flagelli, questi che sono fatti di tubulina per muoversi. Un esempio di questo lo si può osservare in questa animazione, in cui in realtà il primo dei microorganismi cellulari che vedete in questo video è un'alga che utilizza, forse è difficile per voi vederlo, dei piccoli flagelli, sono un paio di flagelli. Questo è molto rallentato perché la motilità di questi flagelli è estremamente veloce. Tra l'altro questa ameba ha una capacità di essere sensibile alla luce, per cui l'orientamento del movimento di questi flagelli cambia in rapporto alla luce. Le strutture di questi flagelli, che sono ricchi di tubulina, cambiano da microorganismo a microorganismo, a volte possono essere molto numerosi. In questo, di nuovo, non so quanto riuscite a vederlo da lì, ma sono 7-8 flagelli che consentono il movimento unicellulare di questi microorganismi estremamente semplici. Un esempio particolarmente interessante fornito da questa ameba. Le amebe sono microorganismi che possono vivere, come vedremo nella veste estiva, sia come entità singole, come unità unicellulari, che come unità pluricellulari in rapporto a alcuni cambiamenti del microambiente. E questo tipo di movimento ameboide, come viene chiamato, è spinto da una serie di... dovrebbe ripartire il movie, dopo le fasi di... è spinto da forze che generano tutte queste protrusioni, che sono di fatto quelle che iniziano la motilità. È osservabile anche un flusso di organelli e di strutture, perché aumenta la pressione interna, che contribuisce alla generazione di queste attività protrusive che spingono la cellula in avanti. Sottolineo questa ameba perché alcune di queste strategie sono utilizzate dalle cellule tumorali per muoversi in maniera estremamente efficace nei nostri tessuti, all'interno dei tessuti interstiziali in cui prevalentemente la motilità tumorale avviene. Vi dicevo che non solo la migrazione guida la vita e è associata alla capacità di ricerca di nutrimenti degli organismi unicellulari, ma ci sono appunto organismi come questa Dictyostelium discoideo, che in realtà è un fungo mucoso, come viene chiamato, uno slime mold in inglese viene denominato, che ha due manifestazioni. O appare come una cellula singola, ed è quella che viene illustrata in questo video, in cui attraverso la colorazione con una proteina fluorescente GFP, quindi una proteina che emette luce verde quando illuminata, è possibile seguire il contorno della membrana ed è possibile osservare che emette localmente queste protrusioni che vengono chiamate palloni o blebs in inglese, che si generano in seguito all'aumentata pressione interna, generando le spinte iniziali per consentire a queste cellule di muoversi. La loro motilità è molto efficace, perché in condizioni di abbondante nutrimento queste cellule continuamente mangiano batteri, vanno alla ricerca dei batteri circostanti per andare a catturarli e a mangiarli. Tuttavia, in condizioni di scarsissimo nutrimento, per esempio, vengono emessi segnali chemotattici, un ciclico AMP è uno di questi, e nel momento in cui questo avviene si ha una trasformazione morfologica che è guidata dal movimento. Le cellule vanno a concentrarsi in posizioni centrali, acquisiscono un programma cosiddetto morfogenetico, e da organismi unicellulari generano un organismo pluricellulare che alla fine darà origine a quello che qua viene illustrato come un vero e proprio fungo, se volete, in cui c'è un serbatoio pieno di piccole spore che tipicamente vengono formate in condizioni nutrizionalmente svantaggiose. Questo per sottolineare quanto il passaggio da organismi unicellulari a pluricellulari comunque implica concetti nuovi dal punto di vista della motilità, perché mentre una cellula singola si muove avendo come obiettivo di andare a
verso un obiettivo, verso un bersaglio, verso un segnale chemotattico, un processo di morfogenesi pluricellulare deve coordinare le attività di molteplici cellule per consentire l'efficacia del movimento della morfogenesi. E questo concetto di migrazione, se volete, collettiva è particolarmente vero, è illustrabile in questo sistema modello. Questo è la camera dell'oocita di un moscerino della frutta o della drosofila melanogaster. Durante le fasi di sviluppo embrionale, nella camera dove si svilupperà poi gli oociti per lo sviluppo successivo del moscerino, c'è una camera in cui vengono rilasciati dei fattori di chemiotassi, cioè dei fattori che segnalano alla cellula di muoversi in questa direzione. C'è un gruppo di cellule che cammina in una situazione quasi a due dimensioni, che vengono chiamate cellule border cells in inglese, che mantengono, come vedete, questa capacità di tenersi in contatto l'una con l'altra e sono capaci di hanno la proprietà di essere sensibili a questi fattori solubili chemiotattici che vengono rilasciati. Quello che è possibile fare è mascare con una protina fluorescente queste specifiche cellule e andare a osservare il loro movimento verso la camera finale in cui devono arrivare. E questo illustra principi fondamentali della migrazione collettiva. Le cellule in questo caso mantengono i contatti l'une con l'altra, si organizzano in maniera tale che è possibile osservare un fronte e un retro, e mantenendo questa capacità di interazione collettiva efficacemente camminano sopra queste cellule follicolari. Il sistema modello è fantastico perché il moscerino della frutta offre dei tool genetici eccezionali, è possibile interferire specificatamente con alcuni geni di queste cellule e impedire per esempio il processo migratorio. La cosa più straordinaria è che alcuni di questi geni che impediscono questo tipo di movimento sono gli stessi che impedirebbero il movimento di cellule tumorali del nostro organismo. E quindi questo sistema è frequentemente utilizzato per scoprire geni metastatici la cui interferenza è in grado di bloccare il processo di migrazione collettiva, che vedremo è una delle strategie più utilizzate dai tumori per spostarsi dal sito originario al sito finale. Passando dagli organismi unicellulari, gli organismi pluricellulari, alle amebe, alle drosofile, inevitabilmente dobbiamo poi affrontare quelle che sono le manifestazioni della migrazione cellulare in un organismo, in un vertebrato, nell'uomo, nel topo, nell'uomo. E la migrazione cellulare entra in diversi fondamentali processi biologici che vanno dallo sviluppo embrionale, e li vedremo in dettaglio velocemente, al riparo dei tessuti, la sorveglianza immunologica, la riorganizzazione strutturale dei nostri neuroni, i processi di infiammazione e di rinnovamento dei tessuti. L'esempio più classico di richiesta di migrazione per la morfogenesi durante il processo embrionale, in particolare durante la fase di gastrulazione, in cui si formeranno poi i foglietti embrionali fondamentali, l'endoderma, il mesoderma e l'ectoderma, e parte in diversi tipi di organismi questo tipo di riorganizzazione morfologica dei tessuti avviene attraverso il canonico processo di migrazione collettiva, per cui dalla fase di blastula poi le cellule esterne ectodermiche entreranno e migreranno all'interno nel processo di gastrulazione, generando poi in ultima analisi i foglietti embrionali. Siamo di fronte a un processo canonico di migrazione collettiva di nuovo, in cui cellule si muovono mantenendo coordinazione dei tessuti e mantenendo comunicazione le une con le altre. Vi dicevo che la migrazione cellulare è anche importante nella riorganizzazione tessutale nell'adulto, per esempio nella organizzazione architettonica dei neuroni. In questa movie che vedrete questo tipo di cellula, che questa è la corteccia neuronale, in cui è possibile osservare una zona ventricolare e una zona marginale esterna, in cui si ha una stereotipica organizzazione cellulare che deve essere realizzata attraverso eventi di migrazione.
che sono eventi di migrazione a livello cellulare, come osservabile in questa cellula, che di nuovo è marcata in maniera fluorescente e che letteralmente cammina lungo il track, lungo il binario fornito da una cellula astronale, consentendoli di arrivare in maniera molto precisa nella parte marginale della cellula, seguendo questo tipo di movimento. Allo stesso tempo, i neuroni della zona marginale emettono assoni che devono, attraverso particolari stimoli chemiotattici, raggiungere lunghe distanze. Addirittura un assone può raggiungere distanze che sono fino a un metro quasi. Quindi immaginate quanto, dal punto di vista di una singola cellula, quanto lungo è questo processo che sono in grado di emettere. E la motilità di questo, dell'assone tipicamente generata da questo cono di crescita, in cui meccanismi di generazione di forze consente a questo assone di entrare all'interno dei tessuti e di andare a migrare esattamente laddove i segnali chemiotattici gli dicono di fermarsi e di andare a dirigersi. Un altro processo fondamentale che vede un ruolo preponderante della migrazione cellulare è il processo di riparo, di ricostituzione dei tessuti. In questo particolare esempio è il riparo delle ferite, che è un processo a cui assistiamo regolarmente tutte le volte che ci fermiamo, ed è possibile ricostituire le tappe fondamentali di questo processo in vitro, per cui qui abbiamo un tappeto di cellule che avete visto all'inizio, è possibile indurre una ferita sperimentalmente, e nel momento in cui la ferita viene indotta in questo tappeto di cellule che altrimenti non si muove, immediatamente si instilla una capacità di movimento e di migrazione, che è una migrazione di tipo collettivo e di tipo direzionale, perché le cellule si muoveranno in maniera coordinata all'interno della ferita, proprio per arrivare a coprire la ferita. Il processo di migrazione delle ferite è in realtà un processo molto complesso, perché investe diversi tipi cellulari, i nostri cheratinociti, che sono sulla superficie della nostra epidermide, i fibroblasti sottostanti, oltre che diverse cellule del sistema immunologico, come vedremo in un altro esempio, che sono tutte attratte da particolari stimoli chemiotattici, stimoli chimici che vengono rilasciati nel momento in cui la ferita avviene, e si muovono in maniera coordinata e direzionale verso questo tipo di, nel tentativo di riparare il tessuto rotto. E di nuovo questo tipo di, vi faccio vedere tanto che parlo, questo tipo di processo è particolarmente studiato sia per capire dal punto di vista della scienza fondamentale i principi di base che governano i meccanismi di riparo delle ferite e di rigenerazione dei tessuti, ma anche perché molte delle molecole che guidano il processo di migrazione sono le stesse che sono alterate in tumori altamente aggressivi e metastatici che acquisiscono la capacità di muoversi in maniera molto efficiente all'interno dei nostri tessuti interstiziali. L'esempio che a me attrae e affascina di più di migrazione cellulare è quello che coinvolge le cellule del sistema immunitario. In questo primo video, quello che vedete in realtà è fatto da un amico che sta alla UCSF, all'University of California San Francisco, si chiama Ryan Weiner, che ha preso un po' di sangue dai suoi studenti. Ha preso un po' di sangue dai suoi studenti e ha isolato questi neutrofili. I neutrofili sono cellule che vengono spesso chiamate professional movers, cioè si sono sviluppate, evolute proprio con la capacità di muoversi, perché devono andare costantemente a riparare eventi, insulti, danni che subiamo costantemente. E questo lo fanno in primo luogo essendo capaci di essere sensibili a degli stimoli che per esempio si stavano quando un piccolo batterio, una piccola ferita si colpisce nell'epidermide. Immediatamente i neutrofili escono dal sistema circolatorio, acquisiscono questa straordinaria capacità di migrazione cellulare, di nuovo abbiamo un fronte e un retro, e si muovono in maniera estremamente coordinata nella direzione dello stimolo chemiotattico. Ed è possibile giocare con questi neutrofili, perché se si sposta la pipetta che rilascia lo stimolo chemiotattico è possibile osservare la loro capacità di movimento e di orientamento all'interno dei tessuti. L'altro video
che è un classico, perché questo è degli anni 50 addirittura. Quello che vedete qua sono globuli rossi, questo grande blob è un macrofago, che la prima cosa che si osserva è la straordinaria capacità di movimento. La seconda cosa che si osserva è che non è un movimento randomico, non è un movimento casuale, ma va a un movimento direzionato a colpire, a inglobare un piccolo batterio, che è quello che vedete. No, questo non va più. Che è quello che avete visto. Ecco. Che è quello che vedete qui. Questo è il batterio che emana stimoli chemiotattici che vengono percepiti da questo macrofago, il cui scopo è quello di, attraverso l'acquisizione di spiccate capacità di movimento, poi di inglobarlo, di fagocitarlo e quindi di eliminarlo attraverso il processo di fagocitosi. E finalmente si è riuscito e in parte si arresta. Tutto questo può essere osservato anche in vivo. Questa per esempio è la è una ferita indotta in un pesce, in una zebrafish, nella tailfin, nella coda. E questo che vedete qua in rosso è una vena. Nel momento in cui la ferita si instaura, immediatamente vengono emanati dei segnali e quello che succede è che leucociti e linfociti che sono presenti nella vena escono dal sistema circolatorio e vengono attratti in maniera molto direzionale, molto precisa, al sito della ferita, con lo scopo ovviamente di riparare la ferita e di impedirne l'ulteriore aggravamento. E di nuovo abbiamo un straordinario evento di migrazione cellulare che possiamo osservare in vivo. Ok, siamo passati da diversi esempi, andiamo a cercare di capire i meccanismi fondamentali che permettono a queste cellule di migrare. La migrazione cellulare avviene in diverse forme, queste sono tutte queste tre, diciamo, sono tutte cellule del nostro organismo. Questa in realtà è una cellula di topo, ma è una cellula di melanoma, questo è un fibroblasto, questo è un cheratinocita, una cellula della nostra pelle. Sembrano muoversi in maniera diversa l'una dall'altra, ma seguono dei principi fondamentali nel loro movimento, che sono ancora meglio illustrati da quest'ultima cellula, che è un cheratocita di un pesce, una piccola cellula di un pesce, la quale ha una straordinaria capacità di muoversi in maniera molto uniforme, direzionale e molto costante. E quello che, se siete acuti osservatori, quello che potete vedere è che a mano che la cellula si muove, vedete un flusso che si muove all'interno. La cellula si muove in maniera direzionale e c'è un flusso costante che è possibile osservare anche in questi tipi di cellule, che illustra uno dei principi fondamentali che vedremo in un secondo, che media la generazione delle forze motrici necessarie a queste cellule per muovere. Tutto questo per permettervi di illustrarvi come il meccanismo di migrazione cellulare avviene nei suoi principi fondamentali. Ed è possibile catalogarlo in quattro fasi. Abbiamo una fase di estensione, in cui la cellula deve estendere le proprie protrusioni, deve generare forze motrici nella direzione del movimento. E qui abbiamo necessità di capire come queste forze motrici si sviluppano. Una volta che ha emesso queste protrusioni, tipicamente si deve attaccare, si deve aggrappare a qualcosa, perché se non si aggrappasse a qualcosa vedremo degenera protrusioni che sono improduttive, non in grado di generare movimento. Si aggrappa, e vedremo che si può aggrappare alle fibre di collagene del tessuto interstiziale, si può aggrappare a una cellula sottostante attraverso specifici recettori, e questo aggrapparsi è fondamentale per poi consentire di trascinare il retro del corpo in avanti, attraverso un processo di contrazione, che è esattamente il processo di contrazione che usiamo nei nostri muscoli, per contrarre i nostri muscoli e trascinare qualcosa. Sono fondamentalmente gli stessi tipi di molecole che consentono il processo di contrazione e successivamente di rilascio. E quello che dobbiamo capire è come queste forze protrusive si generano. Questa per esempio è di nuovo la nostra cellula di melanoma, è una cellula di B16 melanoma che è stata iniettata con una proteina fondamentale per la motilità, che è una stina marcata fusa a una proteina fluorescente, alla green fluorescent protein.
Questo ci dà l'opportunità di seguire la dinamica, come si muove questa proteina all'interno di una cellula in grado di muoversi. E quello che si osserva, per esempio, è la generazione di questo velo, se volete, in cui l'actina si concentra in maniera molto significativa e che determina l'inizio dell'acquisizione del movimento, determina anche la direzionalità del movimento. Una cosa che potete osservare è che questo velo rimane costante, la sua dimensione è costante nonostante sia in continuo rinnovamento, perché nuove molecole entrano nella parte frontale di questo velo e vengono disassociate, disassemblate dietro. E questo è fondamentale per capire come le forze vengono generate. In realtà il processo è abbastanza complesso. Di nuovo siamo questo cheratinocita, quindi una cellula di un pesce che si muove in maniera molto direzionale, ed è possibile zoomare e andare a capire quali sono le organizzazioni strutturali di queste proteine, di questi filamenti, che generano attraverso la loro dinamica le forze per consentire l'inizio del movimento. Vedete, sono filamenti di una singola proteina che si organizza in un cosiddetto network fatto in maniera molto precisa di filamenti che sono organizzati in un angolo di 70 gradi, le cui punte sono rivolte verso la membrana che viene spinta. È possibile seguire, usando una tecnica, di le singole molecole che si muovono, e quello che si osserva, per esempio, è che sia un costante flusso di questa proteina verso il retro, laddove il fronte della cellula si muove in avanti. E questo illustra il principio fondamentale che è alla base della motilità cellulare in quasi tutti gli organismi superiori, anzi direi in quasi tutti gli organismi che non siano batteri e che non siano alghe. Ed è il blocco fondamentale questa singola proteina, chiamata actina, che è in grado però non solo di partecipare come una singolo mattone, ma di assemblarsi in filamenti che sono polari, e nella capacità di polimerizzare, come si dice, di assemblarsi in filamenti polari e di depolimerizzare, consente di generare una situazione tipo il treadmill, perché un filamento di actina costantemente si assemblerà da una parte e si disassemblerà dall'altra, generando quello che è un movimento come un treadmill di è esattamente quello che si osserva, per esempio, nell'actina, per cui avremo un filamento a cui si aggiungono nuovi componenti, mentre nel retro via via vengono disassemblati. E intuitivamente quello che accade è che questo filamento di fatto si muove, genera forze motrici nella direzione del movimento. Ed è esattamente questo il principio fondamentale che guida, è il motore della motilità cellulare. In realtà è un principio complesso, che richiede l'organizzazione di tante proteine, non solo di actina, che regolano la velocità con cui la polimerizzazione e depolimerizzazione avviene, ma non entreremo in dettaglio, se non per dire che tutto questo processo può essere ricostituito in vitro, è quello che abbiamo fatto in alcune delle nostre ricerche. In altre parole, possiamo analizzare come riprodurre la motilità in un tubo, in questo caso un vetrino. Possiamo prendere una piccola bit, una piccola pallina, in presenza di una set di proteine, possiamo generare la polimerizzazione di actina. Se aggiungiamo un altro set di proteine, cominciamo a generare quelle che vengono chiamate rocketing tails, sono delle veri e propri razzi che sono spinti dalla polimerizzazione di actina che consentono di osservare il movimento. Ed è possibile vederlo il movimento, è possibile vederlo in vitro. Quindi possiamo ricostituire esattamente tutti gli step della motilità cellulare in un tubo in vitro. E questo tipo di movimento non è molto distante da quello che si osserva in vivo. Per esempio, questo piccolo patogeno, che è una listeria, che causa la listeriosi, che è in grado di infettare, per esempio, le nostre cellule dell'intestino, entra nelle cellule e quello che fa, entrando, sfrutta il macchinario dell'actina per acquisire capacità di movimento. E infatti è possibile osservare questo batterio che diventa estremamente mobile. Diventa così mobile e così forte nella sua capacità di movimento che è in grado di passare da una cellula a un'altra. A volte, come vedete per esempio in quest'ultima parte, esce addirittura, buca la membrana plasmatica e infetta le cellule circostanti.
utilizzando il macchinario e il motore dell'attiva. Velocemente, perché le altre fasi sono più facili, abbiamo visto che c'è una fase di motrice, di spinta e di generazione della membrana plasmatica, a cui deve seguire una fase di attaccamento, perché altrimenti saremo come su un nastro trasportatore, un treadmill, e continueremo a muoversi ma sul posto senza generare movimento. E questo avviene attraverso la formazione di strutture di adesione, come vengono chiamate, che continuamente si formano, sono queste spot verde che si formano, questa al fronte di una cellula che si muove, in rosso è l'actina, questa proteina di cui vi dicevo, e costantemente questi veli si attaccano al substrato, utilizzano le forze di adesione come se fossero una flessione per potersi poi spostare in avanti. Dopodiché dovremo contrarre il retrocellulare, e la contrazione è esattamente il tipo di meccanismo che avviene nei nostri muscoli. Abbiamo due molecole, due filamenti di attina che sono cosiddetti non paralleli, e delle proteine motrici che li fanno muovere in questa direzione generando contrazione, trascinando il resto della cellula. Dopodiché si ha il rilascio, che è il disassemblaggio di questi siti adesivi. Questi step sono fondamentali per comprendere il movimento, quindi la forza motrice che spinge in avanti, che inizia il movimento, l'attaccamento per convertire queste forze motrici che altrimenti sarebbero passive, non in grado di generare movimento, la contrazione e il rilascio. Tutto questo è carino, ma in real life, come si dice, la situazione è più complessa. È più complessa perché vi ho illustrato all'inizio che ci sono organismi antichi come le amebe che si muovono in maniera strana, si muovono in cosiddette in maniera ameboide. E il modo migliore per illustrare le diverse modalità, quello che vi ho detto fino adesso è la tipica motilità di una cellula mesenchimale appoggiata a un substrato. Quando mettiamo le cellule in tre dimensioni, quello che si osserva invece è questo. Che se una cellula è abituata a muoversi con questo ciclo di quattro fasi, estende una protusione, si aggrappa alle fibre, per esempio alle fibre di collageno, usa la contrazione per trascinarsi e avanti, mentre una cellula ameboide è molto più efficiente, perché estende questi balloon, ed è esattamente il tipo di motilità presente che usano i neutrofili in tre dimensioni. Per cui questo illustra che ci sono diverse modalità di migrazione cellulare che vengono utilizzate dalle nostre cellule per muoversi in maniera efficace in rapporto all'ambiente circostante. Questo è un concetto fondamentale, perché negli ultimi 10-15 anni è stato capito perché è così difficile bloccare un tumore che metastatizza. Perché un tumore che metastatizza utilizza tutti i possibili meccanismi che ha a disposizione per potersi muovere. È un po' come noi quando andiamo, o quando vi recate a scuola, che potete andare a piedi, in bicicletta, in automobile, con i mezzi pubblici. Per poter bloccarvi dall'andare a scuola, forse basterebbe dire andate in vacanza, andate a scuola. Però se vi siete rotto un piede, per esempio, potete andare in automobile. Se c'è uno sciopero dei mezzi pubblici, utilizzerete meccanismi alternativi di movimento. Ed è esattamente quello che fanno le nostre cellule tumorali. E sappiamo benissimo che quello che caratterizza una cellula tumorale aggressiva, oltre ai fondamentali alterazioni di cui non vi starò a parlare, perché probabilmente ne parlerete nel corso delle altre lezioni o se le vedrete, è la capacità di invadere e di muoversi all'interno dei nostri tessuti. Cioè il processo di metastatizzazione, che è la ragione per cui si muove di tumore, non si muove perché si ha lo sviluppo di una massa che è iperprolifera, perché questo è facilmente rimuovibile attraverso strategie di tipo chirurgico. Quello che è veramente difficile, quello che è stato fino ad ora quasi impossibile, è bloccare l'acquisizione della capacità migratoria e invasiva. Il processo metastatico in realtà è molto complesso, perché ci sono tante fasi che devono essere messe in atto affinché un tumore si sviluppi. Deve essere in grado di rompere la barriera iniziale, la cosiddetta membrana basale, deve essere in grado di muoversi all'interno di questi tessuti interstiziali, deve essere in grado di penetrare all'interno dei nostri vasi linfatici o sanguigni e qui sopravvivere, perché è attaccato costantemente dalle cellule del nostro sistema immunitario. Il 99,9% di queste cellule tumorali che costantemente entrano nel sistema circolatorio è fatto fuori dalle cellule NK, per esempio, dalle natural killer.
Per cui devi acquisire tutte queste capacità di sopravvivenza. Per questo, uno, è difficile che metastasizzi. Due, ci sono tante fasi che devono essere che devono avvenire affinché il tumore dal sito A raggiunga il sito B. Una volta entrato nel sito circolatorio deve poi uscire dai vasi, e non è semplice, questi sono tubi molto ben organizzati, e a questo punto riacquisire motilità e alla fine crescere nel sito distante. In tutto questo si confronta con un microambiente estremamente diverso. È un po' come, di nuovo, quando noi usciamo e dobbiamo andare o in salita o in discesa, o dobbiamo fare curve, o abbiamo degli ostacoli da superare. Allo stesso modo il tumore deve confrontarsi con ambienti estremamente diversificati e in un ambiente tridimensionale. Quindi deve imparare a utilizzare strategie diverse a seconda dell'ambiente circostante. E purtroppo è quello esattamente che ha imparato a fare, ma non l'ha imparato a fare per sé, semplicemente ha acquisito le stesse proprietà migratorie che si osservano nelle nostre cellule normali, nei nostri neutrofili piuttosto che le nostre cellule dendritiche, che utilizzano esattamente lo stesso tipo di strategie. E per semplificare, per esempio in questo tipo di slide, quello che è possibile osservare è un tumore che si dissemina e utilizza sia strategie cosiddette di migrazione individuale, è possibile osservare singole cellule che si staccano dal tumore originario, sia strategie di migrazione cosiddetta collettiva, esattamente quelle che abbiamo visto per esempio nell'organismo, nel moscerino della drosofila, in cui le cellule mantengono interazioni cellula a cellula e si diffondono in maniera radiale laddove lo spazio gli lo consente. È una cosa che a me mi affascina sempre di più è proprio questa plasticità della migrazione tumorale, perché una stessa cellula può decidere di muoversi in un modo cosiddetto mesenchimale. Per esempio, questa è una cellula di fibrosarcoma che si muove in maniera classica, estende una protusione, si aggrappa, trascina il corpo e va avanti. Come facciamo a interferire con questo movimento? Beh, ci sono stati dei tentativi. Questo tipo di movimento richiede la digestione del materiale extracellulare, richiede di generare spazio. E quindi si era pensato di interferire con questo movimento bloccando la digestione proteolitica dell'ambiente circostante. Negli anni 90 una serie di inibitori straordinari erano stati sviluppati, cosiddetti inibitori della famiglia delle metalloproteasi, che non sono altro che enzimi che tagliano l'ambiente circostante e generano spazio. Ora, se noi trattiamo questa stessa cellula con inibitore di una metalloproteasi, quello che succede è che non la arrestiamo, non la blocchiamo nel loro movimento, ma semplicemente convertiamo la cellula ha un altro tipo di modalità migratoria che è illustrato. Queste sono le stesse identiche cellule trattate con un farmaco che blocca la digestione proteolitica e diventano capaci di muoversi in maniera ameboide, che è un tipo di migrazione che non richiede proteolisi, generazione di spazi drammatici nell'ambiente circostante, ma che è altrettanto efficiente. Per cui non è possibile bloccare la capacità migratoria di una cellula tumorale con un solo farmaco. Ormai l'abbiamo capito, non sarà possibile farlo con un solo tipo di farmaco, proprio perché i meccanismi biochimici alla base di questi tipi di migrazione sono estremamente diversi. Questo è quello che facciamo in laboratorio, quindi le ultime tre slide, poi vi lascio, sono semplicemente video, però possiamo ricostituire questo tipo di plasticità della migrazione tumorale, modificando per esempio alcune di queste cellule. Questa è una particolare proteina, che è una proteina che controlla l'endocitosi, il processo attraverso cui le membrane vengono internalizzate, e che ha un effetto drammatico sulla migrazione di una cellula. Queste sono cellule tumorali della cervice uterina, che in genere non sono molto mobili, ma nel momento in cui esprimiamo questa particolare proteina, che sono queste cellule che vedete marcate, acquisiscono questa capacità multiprotusiva, come viene chiamata, e diventano estremamente efficienti nel muoversi in un ambiente tridimensionale che è quello che noi ricreiamo in vitro. Quello che possiamo fare è, di nuovo, mettere le nostre singole cellule qua e osservare in diretta il processo di invasione, e di nuovo queste sono queste cellule altamente invasive che entrano in questo gel di collageno. Possiamo in parte bloccare questa attività invasiva, ma solo in parte, usando questo inibitore che è una metalloproteasi.
Quello che possiamo fare in più è sfruttare la disponibilità di agenti fotoconvertibili, un po' come la Green Fluorescent Protein della proteina della medusa. Sono state realizzate adesso proteine che, se colpite con luce verde, diventano rosse. Per cui all'interno di un tumore verde è possibile isolare un particolare area, illuminarla e farla diventare rossa. A questo punto quello che possiamo seguire è esattamente la motilità intratumorale in un organismo delle cellule e osservare, per esempio, che alcune di queste tenderanno a muoversi all'interno di questo vaso. Lo possiamo fare in questo di nuovo. Questo, riprendiamo la slide dell'inizio. Questo è quello che abbiamo fatto in laboratorio. Andrea Palamidessi e Emanuela Frittoli. Questo è un tumore fluorescente, e in questo, che è stato modificato, possiamo vedere che cominciano a staccarsi cellule dalla massa tumorale, che si muovono e tenderanno ad andare a dirigersi verso i vasi linfatici e i vasi sanguigni, che sono il primo step della cascata metastatica. E questo è esattamente quello che vi ho fatto vedere all'inizio, in cui vedete diverse cellule tumorali che tendono a muoversi verso il vaso. Questo viene, di fatto, siamo in grado di spiare i primi step della migrazione tumorale, del processo invasivo che consente a un tumore di entrare nei vasi sanguigni, che rappresentano poi le autostrade attraverso cui i tumori si diffondono in diversi distretti del nostro organismo. Questo è tutto quello che sappiamo fare. Da questa lezione dovreste aver capito che c'è un processo estremamente complesso che è alla base della capacità dei tumori di disseminarsi, e dobbiamo cercare di capire i vari aspetti fondamentali di questo tipo di tutti gli step del processo di invasione tumorale. Ci sono tanti geni che sono stati identificati, queste sono una serie di esempi, che mediano diversi step dell'acquisizione della migrazione tumorale, e probabilmente dovremo cercare di interferire con molteplici bersagli per fare in modo di ridurre la capacità di un tumore di disseminarsi. Concludo con una frase che mi ha sempre colpito. È una frase in inglese molto carina, che ha un equivalente italiano straordinario. Una delle accuse o una delle questioni che vengono illustrate o che vengono dibattute quando tra gli scienziati che studiano il processo di metastasi è che a te si vuole andare a colpire la metastasi, che è come un po' cercare di, come si dice, chiudere la spalla quando i buoi ormai sono scappati. In realtà il processo metastatico è acquisito molto precocemente, addirittura prima del processo di angiogenesi, quando i vasi vanno a fornire nutrimento al tumore. Per cui immaginare strategie farmacologiche che bloccano la capacità di un tumore di migrare, associate per esempio a strategie che bloccano la capacità di proliferare, potrebbe essere nel prossimo futuro una delle strategie da utilizzarsi per bloccare sia la proliferazione che la capacità di disseminazione. Vi ringrazio dell'attenzione, volevo ringraziare i miei collaboratori, in particolare questi due miei long term, come si dice, collaboratori, Emanuela Frittoli e Andrea Palamidessi, ovviamente una serie di agenzie che ci consentono fare la ricerca. Alcuni fondamentali principi di quello che facciamo ho cercato di illustrarvi oggi. Grazie per l'attenzione.